Ciao Federico, buonasera a tutti. Guarda, per quanto riguarda la situazione intorno al Trapani Calcio, si sono susseguite una serie di notizie che hanno fatto restare il popolo granata in apprensione sulla situazione di Minore da quando ha deciso di occuparsi dell'acquisto del dattilo per farlo cambiare in Trapani Calcio. Addirittura si era parlato di una trattativa che si era arenata per delle complicanze. Io smentisco categoricamente perché non ci sono dei problemi così gravi da far fermare la trattativa e che loro continuano a lavorare sotto banco, sia i legali del dattilo sia i legali di Minore. La trattativa continua e che la trattativa, come si sono già promessi sia Mazzara che Minore, che entro il 10 di luglio, il termine ultimo, perché naturalmente sappiamo bene che i termini per l'iscrizione il termine per l'iscrizione ha cambiato di Serie D quasi vicina, e quindi il termine ultimo che si sono dati Minore e Mazzara è quello del 10 di luglio. Quindi la trattativa continuerà fino al 10 di luglio. Dal 10 di luglio in poi sapremo se il dattilo sarà di Minore, quindi di conseguenza lo cambierà in Trapani Calcio, oppure no. Dall'altro lato c'è ancora il bando del comune che ancora non si è concluso, anzi il sindaco non l'ha fatto concludere, che si pensa che il sindaco c'è rimasto un po' così sulla decisione di Minore di acquistare il dattilo e di conseguenza farlo diventare Trapani. Per questo sono uscite queste voci, però smentisco categoricamente: la trattativa continua e il termine ultimo è il 10 di luglio. Ogni notizia che uscirà prima del 10 di luglio